Vabbè, passiamo a un altro discorsetto, va. Cambiamo argomento prima di dare via le telefonate. E l'argomento che parliamo, qual è il solito argomento? È la magia nera, no? La sottomissione, l'arte di sottomettere, l'arte di distruggere l'essere umano. E di cosa parliamo questo argomento? C'è stato un grosso processo di cui ne avevamo parlato. Ne avevamo parlato già da alcuni anni. Perché? Perché questo processo che è arrivato adesso alla prima conclusione in assise, in realtà è il secondo troncone di un processo che è già stato giudicato già in appello come sentenza e che ha visto la condanna degli imputati. La condanna era condanna per pedofilia, naturalmente, perché? Perché la distruzione dell'uomo comincia dal bambino, cioè per distruggere l'uomo adulto, come ho detto prima, se già l'amico Giuliano ha avuto conflitti di sua madre e questi hanno prodotto come effetto secondario la sua pancia, e lui ama le pasta asciutte, pensatevi un po', questa conflittualità con Giuliano, tutto sommato Giuliano vive bene, è una bella persona. Pensatevi un po' invece, quando bambini vengono costretti in ginocchio, vengono stuprati o addirittura gli si mettono nelle bare, si fa finta che i suoi compagni magari li abbiano sgozzati e roba di questo genere. Cioè che razza di traumi, che razza di conflittualità, che razza di devastazione nella psiche e nell'emozionalità di queste persone si porta dentro. Ebbene, pedofilia colpevole, il prete morto. Maxi condanne per violenza sui bambini, urla e svenimenti in chiesa. Questo era un prete buono, questo era un prete che aiutava i poveri, questo era un prete che faceva il camionista. Come può uno che aiuta i poveri a fare queste cose essere responsabile di questo? Risposta: proprio perché aiutava i poveri può essere considerato, dal punto di vista della tecnica, responsabile di questo. Proprio perché riteneva che i poveri fossero debitori nei suoi confronti, si può pensare che lui si è fatto pagare in questo modo. Proprio perché i poveri li avrete sempre con voi e gli potrete fare del bene ogni volta che volete. Questo è il messaggio del patro di Nazareth quando Staltra butta il profumo e gli lava i piedi. Come? Dare i soldi ai poveri? Vabbè, almeno mi ci avrete per sempre. Invece i poveri li avrete sempre con voi. Cioè, questo è il messaggio. Cioè i poveri come proprietà, come oggetti da farne quello che si vuole. Oggetti, non soggetti di diritto. Oggetti come i bambini, non soggetti di diritto. Oggetti, gli schiavi, non soggetti di diritto. Ma essi senza diritto, bestiame. Il bestiame che Dio gli ha dato e nessuno glielo può togliere. Giovanni, il Vangelo di Giovanni è notorio come il Vangelo della sottomissione. Dopodiché si tortura. Dopodiché, siccome l'amico non ha il vestito che a lui gli piace, lo fa legare, torturare, lo caccia fra lo stridor di denti. Quando c'è questo insegnamento da parte del profeta, da parte di quel lurido maiale che viene attaccato sulla croce, quando c'è questo insegnamento, tutto è lecito per chi lo rappresenta. Ricordatevi questo. Finché non verranno chiuse le parrocchie, finché non verrà circoscritta la religione cattolica ai praticanti della religione cattolica senza essere estesa al sistema sociale, non potrà mai essere fermato lo spaccio di eroina, non potrà mai essere fermata la pederastia, non potrà mai essere fermato quello che oggi danneggia il sistema sociale. Questo non significa che magari domani ci saranno altre cose su cui scannarci. Questo è ciò che è oggi, che si esprime in questo modo ed è il prodotto di queste cose. Pertanto, finché si tenta di bloccare la manifestazione del Gay Pride, anziché bloccare per esempio il giubileo, che sarebbe più logico bloccare il giubileo o spostarlo da un'altra parte del giubileo, che è un'offesa alla Costituzione della Repubblica Italiana, cioè mettere in ginocchio persone davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, è in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana. Dunque è più logico spostare il giubileo o bloccare il giubileo. Ciò che non è logico è spostare o bloccare il Gay Pride.
Questo non è logico dal punto di vista della Costituzione italiana. Che poi il capo, il presidente del Consiglio italiano dica purtroppo c'è la Costituzione, beh, io in quel momento sinceramente mi sono toccato i coglioni, giuro. Non me li sono tranciato come Crono fece Uranus, ma me li sono presi in mano. Beh, veramente è una delle cose da aver paura. È insorta anche l'associazione dei magistrati, sono insorti anche molti laici, sono insorte parecchie personalità. Però che un Presidente del Consiglio venga ad affermare purtroppo c'è la Costituzione della Repubblica Italiana, significa essere moralmente corresponsabili nello stupro di bambini. Vuol dire che purtroppo, invece di dire purtroppo c'è la Costituzione della Repubblica Italiana, anche i cattolici che adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra, purtroppo vabbè, hanno diritto anche loro a manifestare, no, st'altri. Cioè, una cosa veramente per me allucinante, giuro. Sono rimasto atterrito e aberrato. Dopodiché, vabbè, penso che sia abbastanza secondario il fatto che ci siano state tutta una serie di altre, chiamiamole, vediamo un attimino, condanne in giro per il mondo per quanto riguarda lo stupro di bambini per altri preti o per altri... gesuita pedofilo in carcere, ha 88 anni ed è malato, ma andrà lo stesso in carcere. Un prete gesuita colpevole di aver molestato sessualmente 7 minorenni, padre John Pearson, è stato condannato dalla corte di Preston a 2 anni di carcere e li sconterà per 2 anni, è solo gli è andato. Si è dichiarato colpevole di 26 capi di imputazione relativi a molestie sessuali da lui inflitte a 4 ragazzini e 3 bambine dal 69 all'87, questo è dal Gazzettino, questo è in Inghilterra. Molestati dal prete causa al vescovo, sempre nella stessa pagina del Gazzettino. Londra, 2 fratelli di 26-28 anni che furono molestati da un prete pedofilo hanno fatto causa per negligenza all'arcivescovo di Westminster, Cormac Mushier O'Connor. Quando era vescovo di Brighton, pur essendo a conoscenza delle perverse tendenze di padre Michael Hill, un sacerdote recentemente condannato per aver molestato 10 di ragazzini, invece di denunciarlo alla polizia, lo trasferì di parrocchia, dove fece altre vittime, compresi i 2 fratelli. Questa è la situazione di cosa ci stanno combinando i cattolici in giro per il mondo. Naturalmente i bambini sono merce, cioè non sono soggetti di diritto, sono bestiame, e del bestiame si può farne quello che si vuole. Cioè, oggi come oggi, anche un gatto, se ho buttato nel cassonetto, rischio di darmi una multa. Cioè, non mi metto in galera per aver buttato un gatto nel cassonetto, ma vi beccate una condanna in ogni caso. Ma siete sicuri di valere più dei giri o più dei passeri? Io non credo che per la Chiesa Cattolica i bambini valgano più di gigli, più di passeri, quando non sono bestiame da usare per intimorire, per far nascere i sentimenti di amore, di devozione, di sottomissione, così magari gli danno i soldi dell'8 per mille affinché loro possano continuare a costruire miseria. Credo che sia una cosa veramente squallida, veramente ignobile, veramente schifosa. Cioè, effettivamente, adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra del pazzo di Nazareth significa offendere l'intero tessuto sociale, significa offendere la vita e significa commettere offesa nei confronti della Costituzione, la quale non si incavola perché permette a chiunque di manifestare il loro pensiero, non alza roghi perché qualcuno dice dovete adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra. Però quelli che dicono adorate il macellaio di Sodoma e Gomorra si sono permessi di alzare roghi. Ancora hanno nel loro statuto e nel loro ordine del loro pazzo Dio di bruciare chi non si può difendere, uccidere chi non si può difendere, sgozzare chi non si sottomette. Eppure la Costituzione della Repubblica non ha ancora alzato roghi nei loro confronti e li sta ancora proteggendo affinché nessuno possa impedire loro di manifestare il loro pensiero.
riflettiamoci, quanto la libertà può essere non tanto debole, ma esposta a quella che è la vigliaccheria, quella che è l'omicidio, quella che è la devastazione degli uomini. Bene, proviamo un attimino ad accendere i telefoni, naturalmente non ho problemi, 049 700 700 049 700 838. Allora, vediamo un attimino qualche notiziola, abbiamo una decina di minuti circa, se vuoi venire, se vuoi venire Mario, se te vuoi venire intanto, dove c'è problemi, intanto ho attaccato i telefoni, vedono Padre Pio su un cartellone, no, ho attaccato i telefoni, se te vuoi venire a prepararti, pronto? Pronto? Sì? Ah, ciao, sono Roberto da Vicenza. Volevo chiederti così, ragionando di quello che ti hai detto, non sono d'accordo su, cioè non sono totalmente d'accordo su una cosa, che solamente i cattolici, che solamente i cattolici l'ha fatto del male, o che solamente i cattolici i pedofili. Io penso che la pedofilia sia una cosa al di là della fede. No. Perché chiese buddisti, pedofili, no, protestanti, pedofili, chiese... allora, se tu hai seguito un po' le mie trasmissioni, pedofili, se tu hai seguito le mie trasmissioni, sì. Io col termine cattolico indico tutto ciò che sottomette, cioè tutte le religioni della sottomissione, tutte le religioni della verità. Ecco. Primo. Secondo, no, perché facevi riferimento a Gesù, no, ma però tu facevi riferimento all'insegnamento di Cristo, certo, quindi certo. Ti rivolgi comunque a... alla chiesa cristiana, sì, sì. Più che perché alla buddista, la ritengo, no? La ritengo centrale in ecco, questo, sì, certo. Però voglio dire che non è che tutti quelli che seguono l'insegnamento cristiano sono portati alla pedofilia solo perché seguono l'insegnamento cristiano. Questo non è, per me non è, vero, non è... Questo è vero quello che dici. Ecco, non può essere, non può essere logico, insomma. Non però può essere... non viene vietato. Anche perché, no, non viene vietato, ma non viene rimosso, cioè non si dice... No, è vero, un prete non viene rimosso come minimo dal suo incarico per quello che fa. E questo è un difendere la sua posizione, perché, è come dire, fallo perché, ancora. Perché nel cristianesimo è l'imitazione di Cristo, è l'unica cosa che c'è, non si può avere dei comportamenti che siano diversi dall'imitazione di Cristo. Naturalmente, non tutti imitano quel comportamento, però quel comportamento c'è. E questo quel comportamento c'è e va condannato, ma io condannerei chi non li condanna più che chi non lo fa, cioè non posso dire, non me la sento di dire tutti i cristiani, diciamo, sono così, sono portati a fare i pedofili, no, perché se tu prendi uno a uno, non so, genitori, dicono guarda io vado in chiesa, se non credono che io in Cristo, però una roba del genere uno così lo taglio a tocchi. Sono d'accordo con te. Ecco, quindi generalità, ecco. Poi un'altra cosa volevo dire, potevi rispondermi, quello che hai letto di Crono, sì. Queste sono cose che sono accadute fra dei, no? Fra divinità. Sì, solo sono che le abbiamo dentro, Sì, sono accadute, sono. Certo. Quindi il fatto che Crono abbia danneggiato Urano, no? Non lo ha danneggiato. L'ha tolto i genitali. Sì, ma non lo ha danneggiato. Ecco, comunque va bene, che c'è stato comunque una. Questi episodi si verificano ancora, perché tu hai letto un libro scritto, tangibile, è un dato di fatto che è accaduto. Certo. Ma queste cose succedono, questi cambiamenti succedono ancora? In ogni momento che una persona, cioè adesso parliamo fra noi, sì. Non fra esseri umani, no. Prende nelle sue mani la responsabilità della sua vita, sì. Dice io esisto, sì. Io voglio determinare me stesso, è come se tranciasse i genitali ad Urano, perché lei si prende in mano la responsabilità di costruire se stessa. Ho capito. Cioè, sì, no, pensavo leggessi un libro, cioè, è successo così, allora io mi chiedevo ma perché non può succedere il contrario, cioè no, non può succedere Urano rappresenta le stelle, è statico, mentre Crono è padre di tutti quelli che si trasformano, cioè sono due visioni diverse della formazione della coscienza. Non ho capito. Cioè, una cosa però io volevo dirti, tieni presente quando ascolti le mie trasmissioni, no? Sì. Che io costruisco una religione, io ricostruisco il paganesimo politeista. Sì, sì. Cioè, io non, se io facessi lavoro sociale, no, nella società, non vado a dire ai cattolici tu sei pedofilo,
cioè non mi permetto di certo, dire questo. Certo. Quello ci non pensa, è neanche vero, insomma. Esatto, ci pensa la magistratura, ci pensa la polizia, ci pensa chi di dovere. Giusto. Non io questo. Però qui in questa sede io faccio religione. Certo. Cioè, a me mi interessano i principi in se stessi, capisci? Non tanto la persona, cioè non faccio il poliziotto, sì, faccio il filosofo, capito? Sì. Ecco, questo è importante. Giusto, sì, sì, sì. Io però ecco, comunque hai capito, adesso non sto lì a dire, hai capito il concetto di prima che volevo esprimere, cioè sì, che sì, sì. Non è che tutti i cattolici sono pedofili solo perché no, un mazzo di pretolo, ecco. Devo scappare. Ciao. Ciao, ciao. Grazie. Pronto? Bon. Comunque, questo deve essere chiaro. Cioè, io quando io parlo dai microfoni oppure quando scrivo delle cose, eccetera, parlo per costruire un sistema religioso. Non posso mediare come faccio una vita sociale. Una vita sociale non vado a prendere un prete per il collo per strada. Questo mi sembra ovvio, insomma. Cioè, pronto? Questa è la dialettica, cioè la dialettica che è diversa, insomma. Pronto? Sì, Claudio, sono Marco. Ciao, dimmi. E ieri hai visto, credo sia stato verso l'una, su Canale 5 c'era una specie di incontro dibattito, una conferenza, e c'era Funari, quello che conduce la trasmissione. Che era Dimitri, quello della setta dei bambini di Satana. Sì? L'hai vista? No, non l'ho visto, mi dispiace. Era... No, ma era fortissimo perché c'era in studio un prete esorcista. Dopo che c'era altri laici impegnati, sì, tutti, diciamo, su problematiche del genere. Una specie di tavola rotonda, insomma, si è negadito di tutti i colori. Com'è andato Dimitri? Si è difeso? Difeso? Fuori. E che attacca il prete esorcista, il che ha dato dell'assassinio... Aspetta. Sì, assassini storicamente sì, degli assassini, non so. Prima sembrava che il prete l'avesse già pagato come un'offesa, dopo invece il gacca... Sì, ma te sentissi che discorsi? Mi vada, mi dispiace, non ho fatto ora a registrare, ma se... non te... pensavo che ti avessi vista. No, che non mi hai neanche avvertito, sto disgraziato, un'email poteva mandarmela. No, il gacca faccia un po' da... Franco dice che dite sì è il diavolo, ma insomma te che somiglia lui è quello a un angioletto, ti confronto. Lui è quello che è, lui è un poveraccio preso dentro in una gancia, no? Sì, però ha una buona percezione, solo che cavolo, se fa questa immagine da sa. Poi bambini di Satana, loro si ritengono bambini davanti alla conoscenza, sì, dopo gli altri invece li usano per i porci loro, capito? Sì, sì, ma il prete esorcista gli ha domandato cosa è il diavolo, e ora lui ha detto che è una persona, il diavolo è una persona. E dopo che tira fuori dei robe che aveva in mano la Bibbia, diceva che c'è tutto scritto dentro qua la Bibbia, allora parlava di Lucifero. Quello che mi ha colpito è che uno invece, un laico, adesso non so chi, e continuava a contraddire il prete esorcista perché gli diceva che la storia di Lucifero non ha vinto i testi sacri della Bibbia, ma è stata tratta dagli apocrifi, mi sembra che gli diceva. E il prete in quel momento mi pare che il gavuo... E che continua a sostenere che c'è scritto dei noldi, c'è scritto tutto dentro qua, e st'altro che dice no, guarda che questo non fa parte della Bibbia, Lucifero, per chi gli domandava anche il nome del demonio, no? E il demonio si chiama Lucifero, che era un nome, se c'è una persona, e Lucifero vuol dire portatore di luce. Certo. E che diceva, comunque diceva, qualche fa tanti edifici qua, che c'è la Bibbia che aveva in mano, che c'è il nuovo, vecchio e nuovo testamento. Tanto che dice, no reverendo, il Varde, che quello che dicevo voi altri di Lucifero, o chi tratto dai Vangeli apocrifi o da altri libri che non si è stati ammessi dalla Chiesa. Sì. Questo non so se è vero, esatto, ma fatto sta che sta roba gli aga un pochettino. Scusa Marco, Se io ho il libro in mano da dove ho tratto delle cose, in due minuti vado a trovarmi le pagine. Sì, sì. Cioè, se lui ha in mano una Bibbia, penso il prete, minimo la Bibbia dovrebbe conoscerla a menadito. Sì, ho visto un po' incerto quando che l'è stato, diciamo, attaccato su questo punto qua, che è un punto fondamentale. Perché lui diceva, giustificava tutto quello che diceva dicendo, vabbè che noi del demonio non parliamo a caso. Qua diceva, il battiva solo il libro, qua che si è scritto tutto. E non ha aperto le pagine, scusa. E tanto perché diceva, no, guarda che anche la storia di Lucifero, chi tira fuori da degli apocrifi. E ora, adesso mi non so tanto preparare la Bibbia. No, comunque è vero che c'è il Demiurgo, più che Lucifero, è il Demiurgo. Cioè, nei apocrifi, almeno quelli che ho letto io, poi non so se ce ne siano degli altri, chiaramente, è il Demiurgo che bestemmia gli dèi, no? Dicendo, io sono il creatore. Capito? È un po' un casino in effetti con gli apocrifi. Comunque Là, come si chiama Dimitri? Sì, Dimitri.
e ho sentito incerte diciamo incerte spiegazioni che dava, si sente tanto che capisci, diciamo, una traccia in comune, capisci? Una... studia i miei libri, lui fa pubblicità su internet, fa pubblicità di due miei libri. Sì, sì, lui sentivo... se li ha letti tutti e due, perché chiaramente non ha strumenti, ma anche dall'America ho scoperto. Le streghe non hanno strumenti in America. Sì, sì. Stanno venendo da me per cercare strumenti. Sì, sì. Però se rivolgeva al prete, come che ti rivolgi anche, diciamo, a tutto quello che è il potere ecclesiastico, proprio lamentandosi che l'uno lei è libero di far niente perché lei schiaccia continuamente da sta, da sta. E parlava anche del CRIS, il CIS, tutta sta roba, è legale, li tira fuori a tutti. No, mi pare di sentire quando che te parli. C'è gente come Ferrari, gente come un altro, che sei stessi che ha fatto che sei stessi che ha fatto anche i libri che usa l'Aris, cioè che hanno sopra il sequestro, il sequestro di persona per scopi religiosi. Che è una roba veramente da galera. No. Claudio, a un certo punto mi dico che lei è venuto fuori con qualcosa di pesante, non ho fatto ora cogliere, perché finché si mangia a volte si fa anche dei rumori. Insomma, il prete si è in piedi, si è offeso il prete, vuoi aggredire sto Dimitri, salta fuori quest'altro che lo contestava sulla sua faccenda degli apocrifi, no? Che dice, vedi il reverendo, gli dice, vedi, voi altri che dovresti predicare l'amore e la comprensione, ho visto che cattiveria, ho visto che odio, che violenza, che gavaria, e che lì anche il coraggio di lasciarsi in piedi, ma l'altro mi ha offeso, ma sì, ti ha offeso, ma in questo momento non ti si deve ragionare pacatamente, se tanto ti offende ti vai fuori di testa, ti aggredisci. Guarda, era da morire, da ridere, vedere. Vabbè, mi dispiace averlo perso. Sì, guarda, credo che te garisci veramente fatto quattro risate. Bon, ciao, ciao. Bon, io chiudo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte, sono contento che Dimitri sia riuscito a fare questo. Ogni frammento di libertà che viene messo è un frammento prezioso e non è importante da chi quel frammento viene messo. A volte la libertà viene costruita da pezzi di merda, da gente brutta, da gente che non vorremmo, e magari qualche nostro amico ci tira invece qualche pugnalata alle spalle. Per cui prendiamo tutto da ciò che viene ed usiamolo senza sottometterci a nessuno. Grazie per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'altro indirizzo è indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19.